Allora, diciamo che mi sono sentito di appoggiare il progetto perché, come poi ogni motivazione giovanile, mi ha entusiasmato l'approccio, che l'approccio è quello della conoscenza dell'uomo, no? E quindi poi viene da giovani e in più si abbina la valorizzazione territoriale. Questo abbinamento credo che sia davvero molto interessante, cioè quello attraverso un video che di fatto ha un altro obiettivo, no? Che è quello di far conoscere la canzone, quindi il tuo prodotto. Però allo stesso tempo, insomma, fa conoscere parti della città, del nostro territorio, e un po' poi tra l'altro è anche il nome che tu hai, no? Che c'è su stesso, cioè, quindi voglio dire, quindi quello che ho sposato, diciamo, più che il video o la canzone, è proprio l'indirizzo del tuo modo di fare musica e del modo di proporre. Esatto, sì, sì. Appieno perfettamente quanto ci siamo detti fino ad adesso nelle varie chiacchierate che abbiamo fatto di anticipo a questo progetto. Sì, è una cosa costruita appunto per la promozione del territorio, come sanno le persone che mi seguono, e appunto abbiamo abbinato poi a questa cosa tutto un altro discorso che anche va sull'aspetto musicale, quindi di far arrivare attraverso la musica insomma le bellezze che sono nascoste, come dico sempre io, del nostro territorio, un po' in giro per il mondo. Ma anche perché poi, come chissà, le persone che mi seguono la maggior parte stanno all'estero, quindi diciamo che poi chi va a vedere, apprezza, vede da fuori questa cosa. Magari noi che siamo qui, insomma, non sappiamo, come dico io, valutarla a volte nel modo giusto, cioè nel senso che diciamo ci troviamo a stare qui, però non sappiamo a volte come fare per promuovere una cosa bene. Quindi diciamo che la musica in questo caso è il crocevia per arrivare insomma all'obiettivo, che poi è quello di promuovere culturalmente insomma, il nostro territorio, perché alla fine ci sentiamo proprio lì. Infatti molte volte diciamo che è stata un po' la condanna della nostra nazione, no? Nel senso che diciamo non siamo mai stati bravi a promuovere quello che abbiamo, addirittura abbiamo dei casi eccellenti qui vicino, cioè Pompei, dove la sensibilità è nata da qualche anno. Io aggiungo che oltre ai siti molto conosciuti ce ne sono altri, come mi permetto di dire anche nella nostra città, di assoluto valore storico, e soprattutto diciamo, la poca conoscenza non ha creato nemmeno quella sensibilità che merita il percorso storico. Cose che invece magari qua all'estero vediamo, cose che hanno un valore minore, però sono proposte meglio. E quindi il tuo indirizzo, mi permetto di dire, potrebbe davvero essere la chiave giusta della promozione, no? Inserita nell'ambito di un marketing più complesso, però la promozione è quella di entrare, diciamo, per la conoscenza attraverso la musica. Esatto. Quindi insomma è un progetto molto interessante, che spero che ovviamente poi avrà, è già iniziato prima, perché questo non l'abbiamo detto, però è già iniziato prima perché tu già hai fatto un video al castello con la tua precedenza. Canzone era ambientato tutto sul castello di Mercato San Severino. Adesso hai scelto luoghi diversi, poi non so se tu vuoi declinare quali sono, oppure li scopriremo quando vedremo il video, però voglio dire, è un modo per conoscere a volte anche degli angoli, a volte anche gli angoli sono i cosiddetti angoli sconosciuti. Esatto. E quindi insomma io non potevo fare altro che insomma sposare il progetto, ma d'altro canto continuare a sostenervi per quello che è possibile. Grazie, ovviamente. Grazie. Quindi ho un grosso in bocca al lupo, speriamo che questo video avrà successo, in modo tale che ci sarà anche il ritorno per la città, perché ci sarà una maggiore conoscenza delle nostre bellezze. Diciamo che con Cyclop siamo partiti così senza sapere con l'altro video e poi abbiamo avuto un bel riscontro. Adesso, reduci da quello che c'è stato, avremo sicuramente la possibilità, appoggiata ovviamente da te e da tutto il comune, di realizzare qualcosa veramente di esplosivo, come dico qui a Mercato San Severino. Poi ovviamente ci saranno anche altre località che faremo vedere, però quello che mi preme principalmente è quello insomma di dare il giusto valore ad ogni posto dove andremo a girare. Io ho una curiosità, sì. Visto che sì. È una chiacchierata informata, è una curiosità, tu non sei di Mercato San Severino, no, sei di Salerno, quindi insomma che è già una città più nota, certo. Quindi la mia curiosità è perché sei venuto a Mercato San Severino, non oggi ovviamente perché c'è già un precedente video,
ma quando hai deciso di fare il primo video, perché hai scelto come ambiente il castello di Mercato San Severino? Mercato San Severino, innanzitutto, come sai, come ti ho raccontato la volta scorsa, diciamo, è stato ambientato, ci serviva un posto che si avvicinasse a una parte, insomma, indianeggiante, quindi ci serviva un castello, insomma, è stato adattato un po' all'India, quella scena lì. E infatti, se le persone che hanno visto il video noteranno che ci sono dei suoni, appunto, che riportano anche alla musica indiana, oltre che alla musica elettronica. E quindi, diciamo, su quella scia lì, su quella linea lì del musicale, poi è nata anche la sceneggiatura ambientata tra un principe e una principessa, insomma, indiani, ma così possiamo dire. Però, ovviamente, il posto del castello io non conoscevo prima, quindi poi, portandomelo a vedere dei ragazzi di qui di San Severino, io sono rimasto veramente molto, molto colpito. E veramente, insomma, poi diciamo che quello che è successo dopo è stato, si è visto anche nei fatti, quindi articoli di giornale, televisioni che ne parlavano, insomma, persone del posto che magari vivono anche qui vicino a San Severino, che non conoscevano magari nei dettagli il castello, insomma, è tutto un punto di partenza che poi, diciamo, genera poi una sorta di progressione, insomma, della promozione della nostra provincia. No, infatti quando ho visto per la prima volta, perché tu il video, perché in effetti devo essere onesto, non lo conoscevo, mi ha colpito il contrasto. Cioè, il contrasto tra l'ambiente e quello che accadeva, quindi quello che dicevi tu prima, cioè, insomma, il ballo anche con dei vestiti che non sono tipici nostri. Però io credo che quello sia stato un meccanismo, proprio il contrasto, sia stato il meccanismo più interessante della comunicazione. Sì. Perché proprio quel tipo di movenze in quell'ambiente hanno attirato l'attenzione rispetto a quello che era dietro le persone. Esatto. Che spesso uno si concentra sugli attori, no? In un filmato. Invece in quel caso, diciamo, la mia attenzione è andata sull'ambiente, e quindi ovviamente su quello che è il castello. Esatto. Nostro, esatto. Di Mercato San Severino. Poi, a maggior ragione, questa volta avremo l'opportunità di avere anche un attore importante, questo video, perché Fabio Massa comunque è un attore che ha girato pellicole di un certo livello, ha collaborato con la Rai, ha girato un film di recente, quindi è uscito in diverse sale nel mondo, è uscito in California, in India, in Romania, insomma, è una persona che comunque si sta affacciando molto, con molta forza al mondo del cinema, e quindi dandoci questo supporto suo in questo videoclip penso che sia davvero un punto di forza per noi per valorizzare ancora di più quello che stiamo facendo. Quindi, insomma, è importante anche avere poi delle persone giuste all'interno di un lavoro del genere. Certo. Insomma, speriamo che va tutto bene. Noi ci siamo impegnati veramente per quanto tempo? Per parecchi mesi stiamo lavorando su questa cosa, e quindi, insomma, dai, io spero che veramente verrà un bellissimo lavoro, coordinato, insomma, dai ragazzi e tutte le altre persone, che poi le persone che guardano conoscerete ovviamente mano a mano che metteremo fotografie e quant'altro. Insomma, intorno a questo pezzo c'è stato tanto da dire, perché poi c'è anche una storia molto particolare del cantautore che l'ha scritta, e io poi ho prodotto il brano solo, insomma, c'è una storia che le persone che hanno avuto già modo di leggere, insomma, sono rimaste molto 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 colpite. Speriamo bene. No, spero anche io, davvero ti faccio un grosso in bocca al lupo. Grazie. E davvero ho apprezzato molto anche l'altro aspetto, che è quello di carattere personale e professionale, cioè la scelta di fare musica qui al sud, ma soprattutto con una forte evidenza di quelle che sono le radici. Che promuovere il territorio significa che sia interesse, sia sensibilità, ma soprattutto sia amore per le proprie radici. Davvero ti faccio i miei complimenti. Grazie. A prescindere dal risultato, è un prossimo colpo a te. Grazie. E al tuo gruppo di staff che hanno dimostrato una tenacia e un'attenzione in questi pochi mesi di conoscenza, che sono davvero di esempio per tutti gli altri giovani. Come dico io, poi, quando uno ha la possibilità di lavorare con delle persone che amano come te quello che fai allo stesso modo, che vanno al di là di tanti aspetti che poi ci stanno in questi lavori, cioè l'aspetto economico, tutti questi fattori che, insomma, si sa ci sono,
quando vedo il cuore come lo metto io, lo mettono anche loro, allora in quel momento lì scatta la cosa e dice ok, queste sono le persone che possono lavorare con me, stanno con me, hanno, la pensano come me e possiamo promuovere insieme quello che dobbiamo fare, insomma. Ok, un salutone a tutti i ragazzi della pagina che ci seguono e ci sentiamo presto. Ciao a tutti. Ciao.